Ciao ragazzi, qua è Omega, come state? Spero tutti alla grande, bentornati su questo nuovo video sul mio canale. Ad tutti che ormai vi dico scusate l'assenza, ma immagino avete capito che sto pieno di impegni, pieno di cose da fare e sinceramente ultimamente ve lo dico proprio chiaro chiaro, non ho tantissima voglia di fare video perché penso l'avete immaginato, cioè penso che ci arrivate da soli, lo avete immaginato anche un po' tutti, perché comunque cerco di fare comunque dei video belli, però non vanno come vorrei che andassero. Quindi ragazzi, abbiate un po' pazienza, ma io comunque spero che continuate a seguirmi perché se siete dei veri fan mi seguirete anche in capo al mondo e anche tra 20 anni. Spero. Allora, detto questo, ragazzi, quest'oggi Ronaldo Junior finirà nei guai, tanto per cambiare, però attenzione, ritorna forse Cristiano Ronaldo, non lo so, vediamo, perché forse litigheranno e succederà qualcosa di brutto. Quindi mi raccomando. Il pollicione in su, iscrivetevi al canale e vi ricordo di seguirmi tutti quanti su Instagram che trovate qui in descrizione. Vi basta cercare @ChioccioLorenzo, ragazzi, e vi saluto a fine video, quindi mi raccomando, ci mettete 2 minuti. Venite a seguire che vi saluto. Benvenuti, allora, spero che il video vi possa piacere perché da quello che ho capito forse Cristiano Ronaldo è. Ma sta sempre col rosso. Cristiano Ronaldo e Junior si rincontreranno. Allora, da quello che mi è parso di capire, magari rispetto alle regole statali, Ronaldo Junior ormai sta spassando con l'auto futuristica, no? Perché avete visto, o se non avete visto, andate a vedere il video dove Ronaldo Junior gli viene proprio regalata un'auto futuristica Mercedes, un prototipo che comunque vedete ragazzi è praticamente l'auto del futuro. E Ronaldo Junior si sta divertendo tantissimo. Da quello che ho capito, lui e Albert, il suo inseparabile migliore amico, stanno andando a prendersi un panino al Burger King, che dovrebbe essere dietro l'angolo, se non ricordo male. Perché, boh, hanno fame, che vi devo dire ragazzi, voi andate a mangiare e anche loro hanno fame, non è che siccome stanno in un videogioco non hanno fame, devono mangiare. Oddio, che figata di auto. Forse, mettiamola qui, infatti, a fianco a questa. Ok, ragazzi, non ho mai visto questa Mercedes, assomiglia tanto alla mia. Aspettate, fatemi scendere. Sta in macchina, prendo e mangiamo perché non mi va di entrare dentro e stare. Ok ragazzi, c'è qualcosa che non va. Cioè, quest'auto è spettacolare, non l'avevo mai vista. Sembra una MGT futuristica, molto diversa dalla mia. Ho lasciato i neon accesi, tra l'altro sta illuminando tutta. Vabbè. Oddio, ma è una figata. Hanno dato anche un'altra auto futuristica perché sembra uguale alla mia. Cioè, ragazzi, è uguale, però la mia è per bambini, questa è per adulti. Cioè, si vede proprio palesemente. Aspettate, ma non è che è di mio padre questa? No, vabbè ragazzi, dai, che porca miseria, lo santo, sei enorme, proprio dentro ci deve stare mio padre. Vabbè, fammi appena 2 panini che c'ho una fame. Speriamo di no. Che strano ragazzi, solitamente c'è sempre gente alle 4, sono le 4? Sì, alle 4, ah no, sono le 5. Vabbè. Oh, wow, che zio ragazzi, oh mio Dio, che pupa. Ehi, ciao bella. Ciao bella, ti andrebbe di venire a fare 2 passi con me? Sai, c'ho un'auto futuristica della Madonna. Ah, ragazzi, ha detto che se ci avviciniamo ancora ci pianta una pallottola in testa. Ma lo sai quanti anni ho, porca miseria? C'ho 13 anni. Ma guarda tu sta maleducata, va, andare a prendere un panino, va. Fermo, fermo, non ci ha visto, non ci ha visto, non ci ha visto, non ci ha visto. Non se ne è nemmeno accorto. Ok, ragazzi, c'è nostro padre. Per chi non lo sapesse, siamo litigati con papà, non vogliamo più avere niente a che fare con lui. Non ho ancora capito perché Ronaldo Junior ce l'abbia così a morte. Però vabbè. Che sia. Ma sai come mio padre? Oddio no, non devo dirglielo, magari lo spifferà. Però è proprio bella questa. Dove diavolo l'ha trovata papà una così? Aspetta, ci sta, ragazzi, cioè, a me piace una pupa così. Cosa ci faccio qui? No, niente, sono venuto a prendere da mangiare. Aspetta, ma non me l'ha chiesto lei. Perché papà? Albert, dobbiamo andare, scusa, non ho preso niente! Via, 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 via! Oh, papà ci vuole prendere, via, Ronaldo Junior scappa! No, 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 non puoi andare, questa è la pedonale! Oddio, ragazzi! Ci sta inseguendo! Ma non ha capito che non ci prenderà mai, oddio! Ragazzi, nostro padre ci ha trovato, ci siamo visti dopo settimane! Dopo settimane! Oh mio Dio, Ronaldo Junior, ti ricordo che quest'auto è un prototipo e non puoi fare quello che vuoi! Spostatevi, deficienti! Via! Ok, dovrei essere al sicuro da mio padre perché. Mamma mia, ragazzi, ma in tutti i posti in cui dovevo andare! Proprio al Burger King ci doveva essere nostro padre. Ah, io non capisco. Dove stai andando, Ronaldo Junior? No, no, non è da qua!
Non è da qua. Via, vattene da qua. Non ci devi trovare il nostro padre. Anche perché, ragazzi, se dovesse. Cioè, ci ha visto. Ci ha visto nel senso che non so se si è accorto che eravamo in quest'auto. Perché papà, uno dei motivi per cui non vorrei tornare a casa è perché se mi vedesse con quest'auto me la toglierebbe sicuro. Proprio perché è un prototipo e non la posso usare. Me la toglierebbe sicuro. Sicuro. Perlomeno dovremmo, non so, magari essere da soli. Cioè, non ci dovrebbe essere nostro padre. Ok, perfetto. Allora, vi faccio vedere una bellissima panoramica dell'auto. Io non lo so, spero che vi piaccia, perché comunque è pur sempre l'auto di Ronaldo Junior ed è strafiga. Cioè, vedete, è bellissima. Allora, volevo farvi vedere una cosa, però i neon a quest'ora non si accendono. Aspettate un attimo, mi fermo un secondo. Allora, cosa? Ragazzi, ma quella era l'auto di papà e si è fermata. Ma non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Non mi dite che non ci ha visto nemmeno. Se è papà, non ci credo. Ma che cazzo c'è il GPS incorporato? Sì, è papà. Aveva giù un panto rosso. È papà. Aia, ti ho zuppato. Senti, allora, questa situazione mi ha rotto. Ora, onde evitare che papà ci trovi e ci tolga l'auto, e può farlo, perché a livello legale, sotto la sua giurisdizione, ci siamo ancora. Può farlo, quindi meglio andare veloce, togliersi. Adesso vediamo chi è il più veloce, papà, se è la tua auto da adulto o la mia. Allora, ragazzi, io consiglierei a Ronaldo Junior di tornare velocemente a casa, cioè non a casa, al suo garage, perché sarebbe ora di andare a mettere anche la macchina lì e chiamare un meccanico per almeno farle dare un'occhiata, perché mi puzza un po' come guida. Infatti anche le ruote se ne stanno praticamente uscendo. Ma mettere sotto il ciclista. Vabbè, muoviamoci, andiamo alle Eclipse Tower, ragazzi. Ma io penso che papà non ci stia dietro. E infatti, ragazzi, come si fa a stare dietro? Ha una velocità pazzesca, un guidatore come Ronaldo Junior. Ma che ve lo dico a fare? Sembra che il pericolo Cristiano Ronaldo sia finito. Papà non ha la minima idea di dove io sia in questo... Papà non ha la minima idea di dove sia in questo momento. Il pericolo Cristiano Ronaldo è scampato. Bene, direi che possiamo parcheggiare la nostra auto in garage. Vedere. Non ci credo. Non ci voglio credere. Ragazzi, ma come diavolo è possibile? Quella sta sempre a bere, porca miseria. Ma non fa altro. Cioè, vedete, lui sta così sulla macchina come per dire: figliolo, adesso ti faccio il culo. Come faceva a sapere che saremmo venuti qua? Vabbè, cioè sì che forse sa che abbiamo il garage delle nostre auto. Oddio, forse non lo sa. Non vorrei azzardare. Ma scusa, come facevi a sapere che dovevo venire qua? Cioè, potevo andare in qualsiasi altro posto. Cioè, ragazzi, la mappa è stragigante. Potevamo andare pure qui a farci una pescata. Qua. Ragazzi, io so come andrà a finire. Tra un po' si picchieranno. Perché io conosco Ronaldo Junior. Fidatevi, lo conosco. Questa tipa chiede: dove avete preso? Dal Festival della Gnocca, porca miseria. Ragazzi, l'assassina, se sta con Ronaldo, vuol dire che sta successo qualcosa. Lo vedremo nei prossimi video, perché finora abbiamo visto Ronaldo Junior. Quindi, cosa sarà successo tra Ronaldo e l'assassina che ha voluto ucciderlo? Penso che ve lo ricorderete. Lo scopriremo nel prossimo video, credo. Quindi magari dopodomani sicuramente, che lo porto subito. Sta dicendo che devi andare all'allenamento, prima cosa. Ha detto che in quella macchina lei ha data Simon e che nella nostra macchina ha incorporato un GPS che la macchina madre può vedere, quindi la sua. Cosa? Cioè, lui sapeva ogni nostro movimento. Dov'è sto GPS che lo scasso? Dov'è? Vabbè, lasciamo stare, va. E quindi papà dice che è inutile che scappiamo, possiamo andare dove vogliamo, e che è ora di tornare a casa, e soprattutto dovremmo restituire quell'auto. No, tu hai capito proprio male, hai capito proprio male. Ora iniziano i litigi. La macchina è data Simon, l'altro dice la macchina è data Simon, è un prototipo e va restituita subito perché l'abbiamo rubata. E Ronaldo Junior dice che ormai è nostra, e papà dice che non vuole finire i guai. E porca miseria, non sto capendo niente. Devono parlarsi tra di loro sopra. Io in inglese devo anche tradurre quello che cazzo mi stanno dicendo. Allora, Cristiano Ronaldo è incazzato. Ronaldo Junior non vuole ridare l'auto, se non dice che se ne scappa. Cristiano dice: prova a fare, chiamo la polizia. Allora, papà, lasciami perdere, l'auto è mia, non mi devi rompere. Albert, dammi una mano. Albert sta dicendo: mi scusi, signore, mi scusi. Grazie, Albert, sei il mio migliore amico. Papà, non mi devi rompere. Lasciami. Ah, aia, ah. Madonna, che botta. Basta.
Albert, aiutami! Dobbiamo calmarlo! Stai buono a te! Oh, ah, stavamo dicendo? Senti, non stare con mio padre, io sono molto più bello di lui, lo sai. Ah! Papà, guarda, hai fatto cadere la donzella! Voi mazzate! Ti salvo io, sei il mio migliore amico! Colpo segreto! Prendi questa, potrei essere un'assassina, chi vuoi, ma colpo segreto non resiste nessuno! Però, ragazzi, qua, aia! Dice che papà ci può, questa qua ci può stendere 2 secondi. Non uscire la pistola che non vale. Allora, facciamo una cosa, fermi tutti, basta! Oh, oddio, che botta! Quel mancamento era preannunciare che ci avrebbe tirato un cazzottone nello stomaco. Ragazzi, ci ha sciolto. Ok, ragazzi, abbiamo preso una brutta botta, ma proprio brutta brutta, e mi fa male la pancia. Allora, oddio, papà, questa mi sta puntando una pistola! Papà dice che lo fa per gioco, tranquillo. Come lo fa per gioco? Ma stavolta mi sta puntando una pistola! Oh! Allora, intanto in tutto questo Albert si sta scusando con nostro padre, stai dicendo mi scusi signore se le ho tirati i pugni, perché Albert per lui è il suo idolo, Ronaldo. Papà dice che da adesso in poi, papà adesso in questo momento sembra il Gesù Cristo, il sole dietro, lui che sta scendendo. Papà dice che da adesso in poi si fa come dice lui e basta. Raga, ma stunnato. Vabbè, mi fa male, cioè guardate, non riesce a star fermo Ronaldo Junior. Vabbè ragazzi, a quanto pare le cose stanno così. Ronaldo Junior tornerà a casa perché è sotto giurisdizione di suo padre. È stata bella la bella vita finché è durata, 3 settimane, quanto è stato? 2 settimane, aia, mi fa un po' male. Se vi piace, commentate con la vostra nota preferita e ovviamente iscrivetevi al canale. In 5 di oggi, se anche voi volete essere salutati, il telefono alle mani, ci mettete solamente 2 secondi, 2. Andate su Instagram come fa Ronaldo Junior e venitemi a seguire cercando chiocciola realento, che vi aspetto. Beh, direi ragazzi che papà ora vuole che torniamo a casa. Albert, mi dispiace, è finito il nostro vagabondare per la città come 2 texani degli anni 80. No, negli anni 80 non c'erano i texani. Vabbè, lasciamo stare. Per questo video è tutto. Qua è Ronaldo Junior, qua è Omegozzo, che siete stati con me anche quest'oggi. E noi ci becchiamo prossimamente al prossimo video. Bella per tutti. Ciao.